Edouard Manet, 1832-1883. Siamo a Palazzo Reale per una mostra aperta fino al 2 luglio con un centinaio di opere. Ma è come stare a Parigi. Manet è stato un grande rivoluzionario, oggi evidentemente il suo contributo alla storia dell'arte è riconosciuto da tutti, all'epoca ebbe numerose difficoltà. La donna raffigurata in questo quadro è Berthe Morisot, che qui viene indicata soprattutto come la cognata di Edouard Manet, e questo quadro viene suggerito come regalo di nozze. In realtà Berthe Morisot è stata una delle più grandi pittrici impressioniste e in particolare poi proprio il suo passaggio all'impressionismo segnò una rottura con Manet, che era stato suo maestro, quindi non solo una musa ma soprattutto una grandissima artista. Questo bellissimo ritratto di Émile Zola è un riconoscimento, perché lo scrittore aveva difeso strenuamente le opere di Manet che erano state rifiutate al Salone. In particolare era stata veramente derisa l'Olympia che appare sullo sfondo del ritratto e che invece lo scrittore aveva subito riconosciuto come un capolavoro. Manet, pittore anche di fiori. È curioso perché in un suo celebre ritratto di una delle sue migliori allieve, Eva González, il pittore ritrae la donna proprio mentre raffigura dei fiori, quasi a dire che in fondo per le donne pittrici sono adatte solo delle composizioni floreali. In realtà il tema era molto frequentato anche dai pittori uomini. Manet attraversa una fase spagnola, è interessante perché alla fine fa vestire da torero addirittura Victorine de Morin, che oltre ad essere la sua modella più famosa, perché quella di Dejeuner sur l'Herbe dell'Olympia, è anche a sua volta una pittrice. La fase spagnola, il cui simbolo è il piccolo pifferaio che vedete qui in questa sala, è importante perché Manet giudicava i pittori spagnoli come degli straordinari maestri. Parigi dell'opera, Parigi delle birrerie, Parigi comunque protagonista della pittura di Manet e dei suoi colleghi. È interessante perché in realtà i mondi si mischiavano molto di più di quanto sospettiamo. Le prostitute, che sembrano di un mondo emarginato, in realtà avevano come clienti uomini della borghesia e anche della nobiltà, ovviamente.